In pochi giorni ha importato illecitamente e immesso in commercio centinaia di migliaia di mascherine. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto un sistema truffaldino organizzato da un imprenditore 36enne di origini cinesi, titolare di un'azienda con numerosi punti vendita a Torino, che approfittando della situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19 ha importato dalla Cina diversi container di mascherine, fornendo alla dogana false dichiarazioni con il solo fine di garantirsi uno svincolo rapido delle merci e soprattutto di superare eventuali operazioni di requisizione. I finanzieri del gruppo Pronto Impiego Torino, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale e dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno perquisito l'azienda coinvolta, dove hanno sequestrato oltre 20.000 mascherine filtranti, per le quali, in sede di importazione, era stata falsamente indicata quale destinazione alcuni comuni della provincia di Cuneo, i quali successivamente le avrebbero destinate alla popolazione tramite la Protezione Civile. Ad aggravare la posizione dell'imprenditore anche le diciture indicate sulla documentazione che accompagna la merce, che sempre al fine di sviare i controlli riportava la voce capi d'abbigliamento invece di articoli protettivi. Effettivamente una modesta quantità è poi finita a questi enti locali facendo capo al comune di Caraglio, capofila per altri comuni tra di loro consorziati per questa necessità, ma altre 400.000 mascherine sono state rivendute ad aziende private in totale sfregio delle direttive in questo momento in vigore. Le mascherine importate illecitamente dall'imprenditore cinese sono state ritrovate anche in un'impresa di Settimo Torinese, qua i finanzieri hanno sequestrato oltre 25.000 dispositivi, dove sulle scatole era ben chiara l'indicazione di destinazione, ospedale di Varese. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per ricettazione. E così in pochi giorni i furbetti del qualcosa da dichiarare hanno intascato circa 1 milione di euro, frodando così lo Stato. Ora dovranno rispondere di una sequela di reati: contrabbando aggravato, falso in atto pubblico, ricettazione e frode in commercio.